Sono un fotografo amatoriale, quindi non ho pianificato nulla. E sì, mi è venuto di getto, ho visto l'ambiente, mi piaceva, la foto ci stava. E sicuramente è stata una vittoria inaspettata, perché come dicevo, essendo un fotografo amatoriale, cioè non pensavo minimamente di vincere. È comunque una grande emozione e il fatto di aver vinto mi spinge a continuare a portare avanti questo hobby. Come descriveresti Termoli a un tuo compaesano molisano o un turista che deve venire a Termoli? Diciamo che Termoli è da vedere, perché se la descrivi a parole non riesci a rendere veramente, a esprimere veramente la bellezza che c'è in questo posto. Abiti nel Molise centrale, quasi nella zona matesina, ma preferisci scattare foto montane o al mare? Preferisco scattare foto, poi dipende dal paesaggio, che sia montagna, che sia mare, quello che mi interessa è che la foto venga bella. Effettivamente non me l'aspettavo di prendere due premi, a dire la verità. Ho visto che c'erano molte foto belle, secondo me alcune anche più suggestive o comunque che trasmettevano qualcosa in più. Le mie sono semplici foto paesaggistiche di tre momenti diversi della giornata che amo particolarmente, cioè l'alba, il tramonto e la notturna, che poi sono quelli più belli da fotografare. Quindi ho cercato di fare la semplice foto beccando una bellissima alba e lì c'è stata un po' di fortuna. Avevo anche un ginocchio distrutto quella mattina, ma ci ho provato lo stesso. Il tramonto è di gennaio scorso, quindi comunque non ho fatto nessuno sforzo particolare, che alle 5 era già buio. La notturna l'ho fatta quest'estate, no, poco prima di quest'estate, chiaramente, perché a concorso. E anche quella ci tenevo molto, con una tecnica particolare che mi ha insegnato il mio maestro di foto, che è una tecnica notturna, diciamo, che studio da anni. E mi sembra giusto citarlo, anche se non è di qui, è Matteo Bertetto di La Spezia, che è il mio maestro da 4 anni ormai. Ed è il primatista delle tecniche di fotografia notturna, quindi devo questo anche a lui, Quali credo. sono le emozioni che si provano e si trasmettono raccontando Termoli con le immagini? Ce ne sono tante, perché Termoli in realtà piace molto a tutti quelli che vengono a vederla. Poi quando la vedono in foto, questo si vede anche dai gruppi, dai vari gruppi, diciamo, dedicati a Termoli, il Molise. C'è tantissima gente di fuori che commenta e che dice: ma che bello, Termoli è stupenda, mi piace. Quindi noi fotografi, tra virgolette, cerchiamo di raccontare la bellezza di Termoli, diciamo, tralasciando tutti i problemi che possa avere. Ma ci piace la bellezza paesaggistica, quello scorcio del Borgo Vecchio, tutto quanto, quindi cerchiamo quello. Poi io cerco di scegliere le fasi della giornata più suggestive e ogni tanto abbiamo questa fortuna di trovarle belle. Qual è il Ecco. segreto per una buona foto? Ma innanzitutto io dico sempre che ci deve essere la pianificazione prima di tutto. Io sono fissato su questo, chi mi conosce lo sa. Io pianifico, cerco di capire quando è il momento giusto per scattare. Ho diverse app che ti dicono la posizione dove sorgerà il sole, l'orario, e addirittura un'app che dice il tipo di nuvole che ci saranno. Quindi in quel modo non dico che vada a colpo sicuro, perché no. Però ad esempio l'alba, una di quelle che ha vinto, quella che si è classificata terza, è stata clamorosa perché il giorno prima avevo visto che c'erano tutte le condizioni, quindi benché fosse giugno e quindi alle 4:30 era già pieno giorno, sono uscito alle 4 e ho deciso di fare questa cosa, ripeto, avevo un ginocchio distrutto, ma ci ho provato lo stesso. Quindi la pianificazione è la prima cosa. Poi secondo me il successo di una foto è dato anche dall'originalità. A Termoli si vedono migliaia di albe, però sempre nelle stesse posizioni, cioè giù al trabucco, sulla spiaggia, alla fine c'è solo il cielo e niente. Io invece ho cercato di regalare, oltre a quel cielo, uno scorcio carino e mi pare che di foto proprio del Borgo Vecchio di Termoli all'alba non ce ne fossero in giro. Quindi ho tentato questo, quindi ho cercato l'originalità, diciamo. Pianificazione, originalità e poi c'è tanta post-produzione che non è ritocco. Questa è una diatriba infinita, ma semplicemente tirar fuori la potenzialità che una foto grezza, diciamo, ha. Ho cercato di fare quello. Poi i fotografi dicono sempre che in pieno giorno è giusto non scattare perché le foto sono piatte. E io infatti ho scelto le tre fasi più suggestive. Ho avuto la fortuna di beccare tre belle fasi, quindi tutto sommato spero che siano piaciute un po', mi sembra di sì. Quindi. In effetti mi capita spesso di venire a Termoli anche perché ci lavoro. Poi, essendo appassionato di fotografia, Termoli permette di fare molte belle foto perché ci sono tantissimi angoli che meritano davvero di essere conosciuti. Assessore Barile, un momento importante dove si racconta la passione verso la nostra città. Sì, con questo contest, con questa prima edizione del contest fotografico della Termoli che mi piace, quello che è emerso è proprio quello, ovvero
la passione delle tante persone che hanno partecipato, la passione per la fotografia, la passione e la voglia di raccontare un territorio visto ognuno con naturalmente dal proprio punto di vista. Quello che abbiamo potuto apprezzare sono tanti elaborati grafici sia nella categoria resident che nella categoria tourist, che hanno hanno visto gli scorci più belli di Termoli, aspetti anche che magari diciamo non sono comunemente fotografati, ritratti e postati quindi sui social. Veramente abbiamo visto degli elaborati molto 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 belli, e dobbiamo dire che attraverso questi elaborati abbiamo potuto apprezzare davvero tante cose che spesso e volentieri al cittadino stesso, così come naturalmente al turista, non risaltano all'occhio naturalmente. Quindi abbiamo colto nel segno, abbiamo, ripeto, avuto un discreto numero di partecipanti, un discreto numero di elaborati grafici, e quest'oggi abbiamo avuto il piacere di premiare i primi tre classificati nella categoria resident e i primi tre classificati della categoria tourist. Quanto è importante la promozione social per il successo di una stagione turistica? Credo che oggi il veicolo più importante, il veicolo che garantisce diciamo il raggiungimento di un maggior numero di utenti siano proprio i social network. Quindi la risposta è che reputo importantissimo questo strumento, e credo che bisogna lavorare tanto su queste iniziative che appunto attraverso l'utilizzo dei social riescono a veicolare e a diffondere quindi le bellezze della nostra città. Assessore Barile, questa iniziativa è stata organizzata anche con il contributo degli operatori locali. Assolutamente sì, e grazie a loro e al loro sostegno che è stato possibile quindi mettere a regime quelli che sono i premi che sono stati attribuiti quest'oggi nelle due categorie, nella categoria resident e nella categoria tourist. Quindi un ringraziamento di cuore va quindi al Comitato Spontaneo di Commercianti, con la quale già da tempo ci relazioniamo su tante iniziative che hanno voluto sostenere questo progetto, questa iniziativa, questa prima edizione del contest fotografico La Termoli che mi piace, così come ringrazio tutte le attività ricettive che hanno accolto di buon grado questa iniziativa, mettendo a disposizione quindi i soggiorni e anche le cene, gli aperitivi che sono stati inclusi in questi tre premi, a disposizione naturalmente dei turisti che hanno inteso partecipare a questo progetto.